Quando comincia se ci sono Sì, no, no, no. Bene, buongiorno a tutti. Siamo a questa nuova puntata dei Venerdì della Sci e vorrei, prima di cedere la parola al Presidente, dire soltanto due cose per quel che riguarda questo nostro canale YouTube, che è stato inaugurato, aperto il 1° aprile di quest'anno, e che ad oggi vanta 1050 iscritti e i nostri video sono stati visti da 22.000 visualizzazioni, non diciamo persone, perché ovviamente una persona può aver visto più video e quindi comunque 22.000 visualizzazioni. Questi risultati ci hanno consentito di poter dare il nome al nostro canale YouTube. Infatti vedrete in alto nell'indirizzo del canale, vedete c'è scritto Società Chimica Italiana. Questo è un riconoscimento al nostro lavoro e quindi di ciò siamo tutti molto felici ed orgogliosi. A questo punto, vabbè, vi ricordo soltanto che ci sarà la presentazione del Presidente della SCI, poi l'intervento dell'ospite odierno e alla fine ci sarà la possibilità di fare qualche domanda. Domanda che dovrete porre al solito utilizzando la chat di YouTube e un piccolo avvertimento. Tra la diretta reale su Zoom e la diretta su YouTube c'è una differenza, un ritardo di tempi di circa 30 secondi. Quindi quando io chiedo se ci sono domande e poi non ce ne sono più e quindi chiudiamo la diretta, in realtà voi vedete la diretta ancora per 20-30 secondi. E quindi se in questo intervallo di tempo fate la domanda, noi non la possiamo più ricevere. Quindi fatela subito la domanda. E con questo, a questo punto, io mi taccio e cedo la parola al Presidente. Giorgio, molte grazie. Proietto le slide che ho preparato. Siamo ai venerdì della SCI. Sapete che abbiamo iniziato con i tre seminari dei Chemistry Europe Fellows italiani nominati nel 2020. Come vi diceva il professor Cevasco, che hanno avuto un seguito, direi, abbastanza importante. La settimana scorsa ci siamo fermati per una serie di attività della SCI. Consentitemi di ringraziare ancora una volta la Commissione SCI per i rapporti con l'industria, Maurizio Galimberti, Alexandra Albunia, Gabriele Costantino, Mariangela Cozzolino, e Gianluca Farinola e Giorgio Ferrari per l'organizzazione di questo importante webinar sulla chimica ai tempi del Covid, che è stato molto seguito. La settimana scorsa abbiamo avuto anche le finali nazionali dei giochi della chimica con le premiazioni che si sono tenuti un paio di giorni fa. Adesso riprendiamo con i venerdì
della sci, e in particolare i prossimi appuntamenti sono tutti riservati ai vincitori delle medaglie sci 2020. Come sapete, queste medaglie si sarebbero dovute consegnare al convegno di Milano settembre 2020, purtroppo non è stato possibile realizzarlo. Saranno consegnati a Milano nel nuovo convegno 2021 dal 12 al 16 settembre, segnatevi le date. Qui colgo l'occasione per ringraziare la commissione scientifica della SCI, coordinata da Elio Giamello, di cui fanno parte Carlo Damo, Lidia Armelao, Carlo Barbante, Anna Bernardi, Lucia Curri, Luca Lietti, Claudio Supuran e la giovane Giulia Tucci, che hanno lavorato per l'assegnazione, per la proposta dei vincitori delle medaglie, e andremo a onorare i vincitori delle medaglie SCI 2020, le tre più importanti, Avogadro, Cannizzaro, Natta e tutte le altre, e cominceremo con i primi tre seminari, poi seguiranno gli altri, da parte di Vincenzo Barone, Giancarlo Cravotto e Federica Bella, negli appuntamenti di questo venerdì prossimo 18, e poi si salterà, come vedete, a venerdì 15 gennaio. Poi seguiranno i seminari degli altri vincitori delle medaglie sci nei venerdì successivi. Oggi è il momento di onorare e festeggiare l'amico e collega Vincenzo Barone, che ci terrà un seminario con un titolo molto accattivante: Dallo spazio interstellare alla Terra e ritorno, l'affascinante viaggio dell'astrochimica prebiotica. Inizio, cosa che non faccio, con cose personali. In questo caso mi sono tirato dentro a farlo. Questi due ragazzini che stanno fianco a fianco al momento della laurea sono appunto il collega Barone e io stesso, e qui potete, i più anziani potranno riconoscere Paolo Corradini, Lorenzo Mangoni, che proclamavano queste lauree in queste occasioni. Quindi di prima mano so che si è laureato in chimica nel 76 presso l'Università di Napoli. Enzo ha continuato la sua formazione presso l'Università di Marsiglia, Grenoble, Parigi, Montreal e Berkeley. Dall'82 è diventato professore associato e dal 94 professore ordinario di chimica fisica all'Università di Napoli Federico II. Dal 2008 oggi è professore ordinario di chimica teorica e computazionale alla Scuola Normale Superiore. Le principali linee di ricerca di Enzo Barone sono basate sullo sviluppo di metodi teorici per lo studio di proprietà strutturali, dinamiche, elettroniche e spettroscopiche di sistemi complessi e alla loro reattività. Vincenzo è ben noto, non devo tessere io le lodi a una grande reputazione, coautore di oltre 750 pubblicazioni su riviste internazionali, diversi capitoli liberi con oltre 55.000 citazioni, numeri veramente grandi. Caro Enzo, complimenti, complimenti anche per la medaglia Avogadro, che è un riconoscimento a cui la nostra società tiene tantissimo. Devo solo aggiungere, siamo qui a un seminario della SCI, che come molti di voi sanno, Vincenzo Barone è stato anche presidente di questa nostra associazione. Ancora complimenti e ti lascio la parola. Grazie. Io, siccome mi servirò di strumenti, di filmati e quant'altro, adesso vi condivido il video e vedrete una mia versione di qualche giorno fa, a tratti sotto i filmati, in modo da permettere una fruizione di questi elementi. Buongiorno a tutti, sono il professor Barone, ordinario di chimica fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. E oggi vorrei... Buongiorno a tutti, sono il professor Barone, ordinario di chimica fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. E oggi vorrei intrattenervi su un tema che mi sembra particolarmente affascinante, che è quello dell'astrochimica, ed in particolare dell'astrochimica prebiotica. Nome abbastanza strano, ma che, come vedrete immediatamente, ha un significato che ci può coinvolgere molto in vari aspetti. Fatemela introdurre in questa maniera.
la storia dell'universo, anche questo preso molto alla larga, ma entrerò in medias res fra poco, ha visto l'origine di atomi, molecole, della vita, e poi a sua volta la vita, quando ha raggiunto l'intelligenza, ha deciso di esplorare il cosmo, perché era il mondo in cui viveva, era il suo ambiente esterno. Prima lo ha visto come una creazione di dei molto lontana da lui, un ambiente ostile. Poi man mano ha cominciato a esplorarlo, a conoscerlo, a colonizzarlo e magari oggi addirittura a trasformarlo un po' troppo e ad avere delle risposte che possono cominciare a diventare complicate. Partendo da questi presupposti, l'uomo, come dicevo prima, ha cominciato a investigare l'universo da vari punti di vista. Oggi ci soffermeremo in particolare sullo spazio interstellare e, come vedremo nel seguito, l'uomo, dopo che ha cominciato ad esplorarlo, vi ha visto cose diverse a secondo delle proprie inclinazioni. Per raccontarvi meglio questa storia affascinante dell'esplorazione dell'universo verso la ricerca della vita, mi sposterò ora in un ambiente virtuale, che è quello del cave che abbiamo qui alla Scuola Normale, per poter accompagnare quello che vi racconterò con delle immagini e delle presentazioni di realtà virtuale. Fin dalla notte dei tempi, gli uomini hanno osservato il cielo, scoprendoci vari tipi di cose a secondo di quello che era la loro inclinazione. Dall'origine dell'universo, a Dio, ad altre cose di questo tipo, alla bellezza, alle stelle e quant'altro. Ma un chimico che cosa vede quando osserva l'universo? In realtà, oltre alla bellezza e le altre cose che vedono tutte le altre persone, un chimico ci vede l'origine degli atomi, un ambiente ostile nel quale è molto difficile che si creino i suoi mattoni costitutivi della sua disciplina, che sono le molecole. Questa percezione è però cambiata circa 50 anni fa, quando sono state osservate nello spazio interstellare le prime semplici molecole, molecole biatomiche, NH, OH e quant'altro. Per quanto semplici, queste da un punto di vista generale sono state il passaggio, in certi termini, dalle singole lettere dell'alfabeto, gli atomi, alle prime parole compiute, le molecole. Questa analogia può essere spinta anche più a fondo, perché gli atomi possono effettivamente essere considerati delle lettere dell'alfabeto. E in realtà queste lettere dell'alfabeto sono molte di più di quelle dell'alfabeto umano, perché sono più di 100, mentre gli alfabeti normali, quelli occidentali, non con ideogrammi, sono costituiti da poco più di 20 lettere. Di tutte queste lettere, però, quello che è straordinario è che per costituire tutti gli esseri viventi ne vengono usate molto di meno. Sostanzialmente, se ci pensate, la vita è basata su pochissimi elementi: idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo, più altri elementi in tracce tipo gli alogeni, alcuni metalli e quant'altro. Quindi siamo ridotti a un alfabeto di meno di 10 lettere. Ma com'è possibile che con così pochi elementi costitutivi si riesca ad arrivare alla ricchezza degli esseri viventi? Perché c'è una differenza sostanziale tra come si organizzano le molecole e come noi organizziamo le nostre frasi. Noi organizziamo le parole mettendo una lettera dell'alfabeto dietro l'altra in un'unica dimensione. Le molecole vengono costruite in tre dimensioni, quindi è come se le lettere dell'alfabeto potessero essere collegate tra di loro in un reticolo tridimensionale. Capite bene che questo aumenta molto la ricchezza di ciò che può essere prodotto. Ce ne rendiamo ancora più conto se pensiamo che i più potenti computer costruiti a tutt'oggi, che hanno una potenza di calcolo straordinaria, sono essenzialmente basati su un alfabeto di due lettere, 0 ed 1, il cosiddetto codice binario.
che permette però di compiere operazioni straordinarie. Ed infatti il prossimo passo in avanti dell'informatica sarà legato ai quantum computing, il quale permette di passare da un alfabeto binario a un alfabeto costituito da molti più elementi. Tornando al discorso delle molecole nello spazio, stavamo dicendo che una cinquantina di anni fa sono state osservate le prime molecole molto semplici. Il primo problema che si pone è come si sono potute formare queste molecole, e il secondo problema legato a questo è come facciamo a dire che abbiamo osservato queste molecole. Partiamo dalla seconda considerazione, che è forse più semplice. In realtà tutte le molecole nello spazio hanno una sorta di firma che è legata a una loro proprietà, quella di poter ruotare a diverse velocità. La diversa velocità di rotazione di queste molecole non è libera, ma è quantizzata, visto che viviamo in un mondo in cui il livello microscopico è determinato dalla meccanica quantistica. Essendo quantizzata la rotazione, si creano dei livelli discreti di energia che queste molecole possono occupare, anche se molto fitti sono discreti. Questi livelli possono essere rivelati con strumentazioni opportune, in particolare i radiotelescopi. I radiotelescopi permettono di osservare una serie di righe spettrali che corrispondono a diverse molecole. Ovviamente la corrispondenza non è così semplice, perché nel mare di osservazioni uno deve andare a determinare se sono presenti le righe caratteristiche di una certa molecola. Questo significa avere in laboratorio una misurazione degli spettri rotazionali delle molecole fondamentali e andare a confrontare queste osservazioni in laboratorio con quelle nello spazio. Cosa non facile, perché riprodurre le condizioni dello spazio interstellare in un laboratorio è cosa lungi dall'essere facile. Ma anche la determinazione degli spettri rotazionali in laboratorio, per via autonoma, cioè direttamente sperimentale, non è così semplice se non per le molecole più semplici, tra biatomiche o triatomiche o quant'altro. A questo servono i calcoli quantistici più sofisticati che oggi siamo in grado di fare, che permettono, a partire dalla struttura di una molecola, di determinarne lo spettro rotazionale o anche altri spettri, come poi vedremo nel seguito, che non sono ancora sufficientemente precisi da permettere direttamente di confrontarli con quella dell'osservazione nello spazio, ma sono abbastanza precisi da permettere di interpretare i risultati sperimentali in laboratorio, quindi assegnare le righe spettrali e quindi poi, per confronto, andare a determinare quello che è stato osservato dai radiotelescopi. Quindi, a partire da queste prime molecole, negli ultimi anni sono state scoperte un numero sempre più grande di molecole negli spazi interstellari. Notate che dico spazi interstellari perché il problema delle comete, pianeti e quant'altro è un problema diverso che affronteremo dopo. Gli spazi interstellari sono quelli caratterizzati da temperature tendenzialmente molto basse, pochi gradi Kelvin, e da una densità, quindi un numero di molecole estremamente basso. Praticamente una molecola si comporta come se fosse isolata. Pure in queste condizioni, dicevo prima, sono state ormai identificate più di 200 molecole, che sono un numero estremamente elevato. Tra queste 200 molecole, quelle particolarmente interessanti sono le cosiddette molecole organiche complesse interstellari, note sotto il nome di ICOMS, dal loro acronimo in inglese. Tali molecole sono costituite per definizione da più di 6 atomi, tra cui ci siano anche atomi di carbonio. Queste sono le molecole più interessanti, perché sono quelle che veramente sono alla base della vita. Base della vita si intende ovviamente che sono i precursori delle molecole biologiche, quindi essenzialmente amminoacidi che formeranno le proteine, basi azotate che formeranno gli acidi desossiribonucleico e ribonucleico e zuccheri. Questi sono i tre componenti fondamentali su cui poi torneremo. Quindi c'è stata una ricerca sempre più articolata di questi mattoni fondamentali.
Ne nomino soltanto alcuni perché sono particolarmente interessati e sono stati trovati ultimamente. Il primo è la formamide, che è un composto particolarmente interessante perché contiene contemporaneamente carbonio, azoto e ossigeno ed è una specie di anello di congiunzione tra gli amminoacidi e le basi del DNA, perché è stato recentemente dimostrato che a partire dalla formamide si possono sintetizzare sia amminoacidi che basi azotate. Su questo torneremo perché ha delle implicazioni importanti. Quindi, dicevo, la formamide è una di queste molecole. Un'altra molecola estremamente interessante trovata recentemente è la glicolaldeide, che è considerato il più piccolo zucchero, anche se qualche chimico organico potrebbe inorridire di fronte a questa affermazione, perché è fatto da un numero limitato di atomi. Gli zuccheri semplici, quelli che i chimici organici chiamano zuccheri semplici, sono abbastanza più complessi di questa semplice molecola, ma comunque. E l'altra grande scoperta è stata quella dell'ossido di propilene. Perché l'ossido di propilene, molecola strana, fatta da un ciclo a tre atomi con un sostituente che è un gruppo metilico? Perché uno dei misteri più affascinanti dell'origine della vita è quello della chiralità. Che cos'è la chiralità? Chiralità corrisponde al fatto che un oggetto non sia sovrapponibile alla sua immagine speculare. Se voi prendete le vostre mani, la mano destra e la mano sinistra non sono sovrapponibili l'una all'altra, sono una l'immagine speculare dell'altra, ma non sono sovrapponibili. Tutta la vita, per come la conosciamo sulla Terra, è fatta da molecole che non sono sovrapponibili alla loro immagine speculare, e delle due molecole possibili, chiamiamole destra e sinistra per semplicità, soltanto una è presente in tutti i meccanismi di formazione della vita. Quindi è come se fossero tutte mani sinistre e le mani destre non servissero a nulla. Questo è uno dei temi più affascinanti, perché tra le forze che noi conosciamo nell'universo, soltanto una, la forza interazione debole, rompe la simmetria speculare, tutte le altre no, nel senso che date due molecole, la forma destra e la forma sinistra hanno esattamente la stessa energia e quindi è difficile immaginare come si possa selezionare soltanto una delle due. Una volta che avete un eccesso, per quanto piccolo, di una delle due forme, sono stati proposti vari meccanismi ormai noti per accrescerne l'eccesso, quindi partire da un po' di forma sinistra in eccesso alla forma destra ed arrivare alla quasi totalità di forma sinistra. Ma questo piccolo eccesso iniziale è ancora oggi molto difficile da spiegare e in realtà non ci sono spiegazioni del tutto soddisfacenti. Questo è il cosiddetto mistero dell'origine della chiralità. Quindi avere ritrovato nello spazio interstellare una molecola che è intrinsecamente chirale è stata una grande scoperta. Ovviamente sono state ritrovate uguali quantità della forma destra e sinistra dell'ossido di propilene, la cosiddetta miscela racema, perché, come dicevo, andare ad un eccesso di una delle due è una cosa che ancora nello spazio non è stata osservata. Torneremo su questo perché sulle meteoriti invece sono stati trovati amminoacidi e con un eccesso di una forma chirale rispetto all'altra. Il sacro graal oggi dell'osservazione dello spazio interstellare è la glicina. La glicina è l'amminoacido più semplice, non chirale ma già un amminoacido, che quindi ha contemporaneamente presenti una forma acida e una forma basica, l'ammina e l'acido carbossilico, collegati da un gruppo CH2. Tutte le ricerche condotte fino ad oggi della glicina nello spazio interstellare non sono state soddisfacenti, cioè non è stata ancora ritrovata. Speriamo che ciò accada, perché questo sarebbe un altro caposaldo della formazione delle molecole nello spazio. Perché questa cosa è così interessante ed importante? Perché quando andiamo a occuparci, come vedremo fra un attimo, dell'origine della vita, sono possibili essenzialmente due ipotesi, o se volete anche una miscela delle due, ma essenzialmente due ipotesi limite, note sotto il nome di ipotesi esogena o ipotesi endogena. Nell'ipotesi esogena, le molecole o i precursori delle molecole biologiche
sono arrivate sulla Terra dallo spazio interstellare. Nell'ipotesi endogena, esse sono state sintetizzate direttamente sulla Terra. Ovviamente sono possibili tutte le situazioni intermedie, perché uno deve definire che cosa intende per capostipite di una molecola di interesse biologico, perché è evidente che i costituenti elementari, quindi gli atomi, carbonio, idrogeno, ossigeno, eccetera, sono comunque arrivati sulla Terra dallo spazio. Il punto è se sono arrivati direttamente mattoni più complessi delle più semplici molecole che questi formano, oppure questi mattoni intermedi sono già stati formati sulla Terra. Nei fatti esiste un esperimento chiave in cui è stato dimostrato che, partendo da ammoniaca, acqua, anidride carbonica, con una scarica elettrica è possibile formare basi del DNA, aminoacidi e quant'altro. Questo è stato considerato come un grande punto a favore dell'origine endogena della vita, ma in realtà un pallone con una scarica elettrica difficilmente rappresenta o può rappresentare la complessità di un pianeta. Questo è il motivo per cui oggi ci si sta concentrando molto sulla chimica che avviene su Titano, perché questa viene considerata molto simile alla situazione che poteva essere presente sulla Terra primordiale, ma torneremo anche su questo fra un attimo. Rimanendo per un momento all'origine esogena, il problema si pone allora di come si siano formate queste molecole fondamentali nello spazio interstellare. Una volta identificate, infatti, rimane il problema della loro formazione. E questo è il secondo grande capitolo della ricerca astrochimica, sperimentale e computazionale, che va oggi per la maggiore. Studiare meccanismi di reazione è uno dei compiti storici del chimico, va sotto il nome di cinetica in ambito chimico, cinetica computazionale o cinetica sperimentale. Il problema è che nello spazio interstellare questa cinetica, quindi la formazione delle molecole, avviene in condizioni estreme, in cui è difficile che una molecola incontri un altro e in cui la temperatura è estremamente bassa. Quali conseguenze ha questa situazione? Bene, va considerato che la formazione di una molecola richiede normalmente una certa energia. Cioè, quando due frammenti, due atomi o due gruppi interagiscono fra di loro per poi portare alla formazione di un nuovo legame e eventualmente alla rottura di vecchi legami, è sempre necessario, o quasi sempre necessario, che superino una barriera energetica. Cioè, prima di andare a una situazione più stabile, devono attraversare un aumento di energia, o se volete è l'equivalente che per passare da una valle ad un'altra bisogna passare attraverso un valico. Ma questa energia è fornita normalmente dall'ambiente esterno, urti con molecole, quindi quello che corrisponde a un aumento di temperatura. Nello spazio questo non è possibile, e quindi possono avvenire soltanto le reazioni, le poche reazioni, che non richiedono una barriera energetica. Sono pochi i tipi di reazione che possono andare in questa direzione. Quello che oggigiorno è diventato più interessante è la reazione di radicali, cioè specie che hanno un numero dispari o un numero di elettroni che abbia qualche elettrone spaiato, con molecole neutre normali. La nostra ricerca, anche nel nostro gruppo di ricerca oggi, si è molto concentrato su reazioni di questo tipo, perché queste reazioni possono avvenire senza barriera energetica. Voi avete l'attacco di un radicale, che è una specie molto reattiva, su una molecola stabile, che porta a un primo intermedio senza energia di attivazione. Questo intermedio è molto più stabile, o abbastanza più stabile, dei due reagenti separati, e l'eccesso di energia che si ottiene arrivando a questo intermedio può essere poi utilizzato per superare barriere energetiche che portino ad altri intermedi, al prodotto finale, a patto che queste barriere energetiche siano sempre al di sotto dell'energia dei reagenti. Questo va sotto il nome di barriere sommerse. Dopodiché, lo studio di questi meccanismi di reazione è quello che adesso cercherò di illustrarvi in qualche caso esemplificativo.
Dunque, per continuare la nostra chiacchierata, abbandoniamo per un momento i mezzi tecnologici e torniamo ad uno degli strumenti tradizionali di lavoro degli scienziati, soprattutto dei teorici, che è la lavagna. Se voi invece di considerare la molecola di etilene, considerate questa molecola, che non è nient'altro che la metalimmina, in cui l'unica differenza è che avete sostituito un gruppo CH2 con un gruppo NH, isoelettronici, e fate reagire con questa molecola non un radicale come il CH3 che non porta a risultati significativi, ma un radicale per esempio come il CN, C-triplorigamma N è radicale anche questo, con una reazione analoga a quella che vi indicavo prima, ottenete la formazione di questa molecola. Cioè avete sostanzialmente che uno degli atomi di idrogeno del substrato viene sostituito dal radicale CN. In questa maniera qua, partendo dall'immina più semplice e sostituendolo con diversi tipi di radicali, un'altra reazione che è stata studiata è con questo radicale, andate alla formazione di immine più complesse. Il tipo di reazione è una reazione di questo tipo qui, in cui reagenti, intermedio, stato di transizione la cui energia è inferiore a quella dei reagenti, formazione di prodotti. L'interesse di queste molecole, in particolare, è legato al fatto che sono state recentemente osservate, quello che si ottiene per attacco del radicale CCA, che è stato osservato pochi mesi fa, la propargirimmina, e sono dei precursori o sono collegati a quelle che vanno sotto il nome di ICOMS, cioè molecole organiche complesse, complesse, interstellari complesse, che vi ho già nominato prima e che sono appunto molecole che contengono atomi di carbonio ed almeno 6 atomi, quindi vedete questa è già nella direzione che indicavamo. Ma soprattutto cominciano ad avere 3 degli atomi fondamentali per l'origine della vita, che sono idrogeno, carbonio ed azoto. E a questo punto dobbiamo fare una digressione. Abbiamo detto che noi siamo interessati alle molecole nello spazio interstellare, ma in realtà la chimica di queste molecole è stata per molto tempo considerata come di interesse non tanto per gli spazi interstellari quanto per le superfici delle comete, oltre ai pianeti, ai satelliti, eccetera, ma sono costituite da un substrato minerale formato di silicati o altri minerali con una strato superficiale di ghiaccio, ghiaccio di acqua proprio. Dopodiché su queste superfici possono avvenire una serie di reazioni perché in qualche modo il ghiaccio, la superficie di ghiaccio, svolge un'azione di catalisi delle reazioni. Dicevo prima che quindi la formamide è una tipica molecola che è stata considerata formarsi su ghiacci. E infatti, su ghiacci meteorici, infatti, tutti i meccanismi di reazione proposti per la formazione della formamide nello spazio interstellare fino a pochi anni fa si erano concentrati su reazioni sulle superfici di grani, che sono sicuramente contribuiscono a questa reazione, ma non sono gli unici, perché esiste anche un meccanismo di reazione diretto della formamide nello spazio interstellare che porta alla sua creazione senza avere bisogno di un substrato. In particolare è stato dimostrato qualche anno fa che l'abbondanza di formamide trovata negli spazi interstellari fosse compatibile con una reazione che avveniva direttamente nello spazio interstellare ed era compatibile con questa reazione anche il rapporto osservato tra la formamide e la sua forma deuterata. La sua forma deuterata significa semplicemente che un atomo di idrogeno è sostituito da un atomo di deuterio, che ha la stessa chimica dell'idrogeno ma una massa doppia. E quindi questo è stato uno dei successi
del calcolo astrochimico in fase gassosa. Però, come vedete bene, noi finora abbiamo studiato o abbiamo visto soltanto soprattutto uno dei diversi stadi attraverso cui una reazione può passare. In termini generali, un meccanismo di reazione un po' più complesso è fatto da una serie di meccanismi di questo tipo. Quindi, se voi partite da qua, avete una serie di intermedi per arrivare ai prodotti, oppure avete la possibilità che a partire da un certo intermedio si aprano più canali reattivi. Un canale reattivo vuol dire che uno stesso intermedio può seguire questa strada per arrivare a quest'altro, oppure seguire un'altra strada che andrebbe rappresentata su un'altra coordinata fuori dal piano della lavagna, che con un altro stato di transizione arriva a un altro minimo. Quindi avete processi in serie e processi in parallelo, oppure, se volete, dei rami di biforcazione della reazione. Per andare a studiare quindi la velocità complessiva di questa reazione, non ci si può concentrare su un unico stadio soltanto della reazione, ma bisogna considerarne di più, e in più bisogna considerare reazioni competitive. La teoria che sta dietro, il modello, se preferite, che sta dietro questo tipo di trattazioni va sotto il nome di Master Equation, ed è una trattazione che è sostanzialmente basata su considerazioni statistiche attraverso le quali è possibile calcolare le probabilità relative di formazione di diversi tipi di prodotti, che in inglese prendono il nome di branching ratio. Se volete, sono i rapporti di branching, di separazione o di diverse specie le une dalle altre. Tramite approcci numerici abbastanza sofisticati è possibile risolvere queste master equation e ottenere le concentrazioni relative delle diverse specie in funzione del tempo, calcolando poi il limite per il tempo che va all'infinito. In realtà ci sono una serie di altri processi per far ciò, ma si può fare. Si può calcolare il rapporto a tempo infinito, se volete, all'equilibrio. Quindi disponiamo delle concentrazioni delle varie specie per una singola reazione, un insieme di canali reattivi che portano da certi reagenti ad alcuni prodotti. Quali sono le problematiche nascoste dietro questa parte? Che cos'altro bisogna fare dopo? Partiamo un attimo dalle problematiche. Le problematiche sono che, da un punto di vista sperimentale, seguire la cinetica nelle condizioni dello spazio interstellare è estremamente complicato, perché dovete riprodurre condizioni di bassissime pressioni e bassissime temperature in laboratorio. E poi dovete avere delle strumentazioni per seguire la cinetica. Allo stato attuale è sostanzialmente possibile, tramite tecniche sperimentali molto avanzate, selezionare una delle due condizioni: o temperature molto basse o pressioni molto basse, ma non entrambe le cose contemporaneamente. A questo punto si capisce il ruolo fondamentale che possono avere le simulazioni computazionali per permettere indagini di meccanismi di reazione. Anche in questo caso non mi posso dilungare troppo sulle metodiche che vengono utilizzate al giorno d'oggi per studiare in modo accurato queste reazioni. Basterà dire che, con lo sviluppo di calcolatori sempre più potenti e di algoritmi di calcolo sempre più potenti e sofisticati, siamo oggi in grado di ottenere una precisione sia sulle strutture che sulle energie relative dei punti più importanti delle reazioni chimiche, che è competitiva con quella sperimentale. Quindi integrate sostanzialmente la cinetica che le governa contemporaneamente. Anche qui c'è un grosso sforzo numerico di calcolatori molto potenti. Una volta che il modello è stato risolto, si va a verificare se produce dei risultati che sono essenzialmente le concentrazioni delle specie, che sono in accordo con quelle osservate sperimentalmente con tecniche, per esempio, radioastronomiche, di cui si discuteva prima.
Quest'ultima parte richiede ancora una volta codici specializzati e quant'altro, ma è sicuramente oggi fattibile. Quindi, per riassumere le condizioni attuali e per lanciare uno sguardo sul futuro, stiamo cominciando a osservare un numero di molecole che stanno cambiando la nostra visione di quello che può avvenire negli spazi interstellari. Stiamo confrontando queste reazioni con quelle che possono avvenire su diversi substrati e su modelli della Terra primordiale. Uno di questi è la Luna Titano, di cui non ho il tempo di parlare, ma che è considerata un buon modello della Terra primordiale. E quindi stiamo cominciando a confrontare le due ipotesi fondamentali per l'origine della vita. Adesso la prendo molto da lontano, sull'origine delle molecole, diciamolo così, che sono a loro volta all'origine delle biomolecole interessanti, costituenti della vita, che sono sia l'ipotesi endogena che esogena. Ma a questo punto la storia non è ancora finita, perché siccome sono presenti moltissime specie contemporaneamente, per quanto a basse concentrazioni, che possono intervenire in meccanismi di reazione, una volta che uno ha caratterizzato un singolo meccanismo di reazione, deve metterlo insieme a tutte le altre reazioni che possono avvenire contemporaneamente in quelli che vanno sotto il nome di modelli chimici, che contengono centinaia o migliaia di reazioni che devono essere risolte. Questo a sua volta non è che l'inizio di una lunghissima storia che porterà fino alla formazione dei primi, della prima cellula, esseri viventi e quant'altro. L'astrochimica prebiotica si ferma molto prima della costituzione della prima cellula, però molto dopo del punto in cui sono arrivato io oggi, perché bisogna considerare il fatto che queste molecole primordiali poi si devono combinare tra di loro per formare i veri costituenti della proteine, come dicevo prima, DNA e quant'altro. Quindi c'è ancora un lungo cammino in questa direzione. C'è un altrettanto lungo cammino per investigare una serie di altri meccanismi di reazioni competitive con quelle poche che ho considerato, o quelle molte di più che sono state studiate, ma che sono ancora una minima parte di quelle che potrebbero avvenire. E in particolare ci sono una serie di concentrazioni di molecole che non sono compatibili con nessuno dei modelli chimici che sono stati sviluppati fino ad oggi, quindi c'è molto lavoro da fare anche in questo contesto. L'ultimo punto su cui non mi soffermerò, ma che è quello, se volete, che mi ha affascinato negli ultimi anni e che dietro alcuni dei filmati e di realizzazione di realtà virtuale che avete visto, è quello di poter passare da una astrazione concettuale per analizzare oggetti che sono molto lontani dalla nostra dimensione a una percezione diretta di questi oggetti tramite tecniche di realtà virtuali che invece conducono oggetti lontani dalle nostre scale di spazio e tempo alle nostre dimensioni, instaurando così reazioni di percezione che possono condurre a nuove idee, nuove visioni e quant'altro. E quindi, per concludere, l'uomo ha osservato il cielo dall'origine della sua esistenza su questo pianeta, continuerà ad osservarlo e ci sono ancora tanti fenomeni e tante cose affascinanti che ci aspettano nella nostra ricerca. Bene, torno al tempo presente ringraziandovi per l'attenzione a questa breve chiacchierata. Grazie, grazie Enzo per il bellissimo seminario. Interessantissimo anche per la scelta di aver voluto registrare in modo tale da arricchire il contenuto anche con belle immagini. Vuoi aggiungere ancora, prima di passare alle domande, così nel frattempo diamo il tempo di fare delle domande, vuoi aggiungere qualcosa a quanto hai presentato? No, direi che ne potrei aggiungere tante di cose, perché ho tentato di riassumere in mezz'ora un campo estremamente complesso. L'unica cosa che voglio aggiungere è che in questo, come in moltissimi altri campi, la chimica è al centro ed è probabilmente la driving force di una serie di altri contributi e di altre scienze, e molto spesso questo ruolo non viene riconosciuto alla chimica. Adesso l'esempio dell'astrochimica è solo uno dei tanti esempi che potrei fare, ma su questo probabilmente va fatta una qualche riflessione e va difeso la concezione che la chimica è centrale alle altre scienze e non ancillare come troppo spesso viene considerato.
Grazie, un punto importantissimo. Prego Giorgio, ci sono domande che arrivano, se no viene a me di farne, invece lasciamo lo spazio. Certo, allora domande non ne ho, quindi invito tutti a fare domande, perché se no il tempo scorre e come vi ho detto prima, quando chiudiamo... Poi allora ne faccio subito una io, se mi è consentito Giorgio. Se a te, certo. Mi incuriosisce molto questa doppio tipo di studio, spaggio interstellare, superfici di corpi celesti. Ma certamente entrambi hanno giocato un ruolo nello sviluppo delle molecole prebiotiche, o potrebbe anche essere che, come spesso siamo abituati a vedere noi chimici, le cose avvengono più facilmente lì dove ci sono concentrazioni più elevate, e per esempio potrebbero prevalere i meccanismi su superfici di corpi celesti. Dunque, io praticamente dei meccanismi su corpi celesti non ho proprio parlato come scelta, perché il modo tradizionale di vedere le cose è che le reazioni siano avvenute su corpi celesti. Cioè, fino a pochissimi anni fa l'idea prevalente è che lo spazio interstellare fosse non rilevante per questi problemi. Ovviamente è l'equivalente di avere una catalisi fatta da ghiaccio, da minerali o da quant'altro, e quindi è tutta la direzione, se volete, della scienza dei materiali, scienza delle superfici o quant'altro. Quindi che siano avvenuti sulle superfici di comete è certo. La cosa intrigante è il contrario, ed è se possono essere avvenute anche nello spazio interstellare. Allora, io conosco un caso, perché l'abbiamo studiato noi, che è quello che vi raccontavo della formammide, in cui è sostanzialmente impossibile non ammettere che sia avvenuta anche nello spazio, non dico esclusivamente, ma anche, perché i meccanismi sulle superfici sono abbastanza chiari. Ma una serie di osservazioni in cui soprattutto il rapporto di deuterazione tra la specie deuterata e la specie non deuterata è compatibile solo con un meccanismo nello spazio. Quindi questo è abbastanza intrigante, quanto le due cose possano essere connesse tra di loro. E il fatto che solo sia concepibile che avvenga anche in uno spazio con quelle condizioni è affascinante. L'altra cosa, io evocavo la glicina perché la sintesi della glicina su condizioni, diciamo su ghiaccio per intenderci, o in acqua ovviamente, è ben determinata. La sintesi di Strecker è ben nota, non c'è problema, si fa da aminoaceto nitrile che arriva fino alla glicina. Come sia possibile, se sia possibile nello spazio, invece è un tema aperto. Bene. Allora, sono arrivate un po' di domande, rapidamente, te le passo Enzo. Allora, un fisico che vorrebbe sapere se esiste una review da cui può iniziare a affrontare l'argomento. Se, non ho capito, che vuole sapere se... Esiste qualche review per iniziare... Adesso ho capito. Sì, i libri... Allora, questo è l'altro aspetto che volevo sottolineare, che... Mentre in Europa e in America ci sono programmi di dottorato in astrochimica, allora i fisici per astrochimica intendono una cosa, i chimici un'altra, e le due cose sono molto mischiate, ma questo adesso diciamo non... In Italia l'unico dottorato in astrochimica che esiste lo facciamo noi qui alla Scuola Normale in collaborazione con la Federico II di Napoli. E non c'è una tradizione dal lato chimico, perché l'astrofisica esiste, la cosmologia esiste, ma si occupano essenzialmente in Italia di quello che arriva agli atomi e alle molecole bi e triatomiche. C'è poco di più. Di testi invece ne esistono, adesso non ce li ho sotto mano, ma se mi manda una mail, no, ma basta che il collega fisico mandi una mail, gliele do un po' di indicazioni bibliografiche. Non me l'aspettavo e non le ho con me sotto mano adesso. Esistono. Sì. Bene. Altre domande stanno arrivando, però ne voglio fare una io, Enzo, se mi permetti. ICOMS, una stima, quanti possono essere come ordine di grandezza oggi? Dunque, tra le 200 molecole osservate, credo che siano 40-50, tante. Sì, sono...
Ma bene. È un numero significativo. Sì, sì, significativo, esatto, è importante questo. Grazie Enzo. Allora, altre domande. Questa è Maura Monduzzi che chiede: l'abbondanza isotopica è la stessa che conosciamo per carbonio, idrogeno e azoto? Assolutamente no, perché allora, non è l'abbondanza naturale, se questa è la domanda, di carbonio, azoto e idrogeno, perché dipende che cosa uno intende per abbondanza naturale. La dico così: l'abbondanza naturale sulla Terra è diversa dall'abbondanza nello spazio. Certo. E quindi... Vabbè. Altra domanda, Antonio Arrigo si chiede se la rotazione del buco nero, per esempio quello al centro della Via Lattea, ha in qualche modo influito sulla preferenza di un enantiomero rispetto all'altro. Allora, esistono nello spazio zone in cui la simmetria è rotta dal campo magnetico, perché l'oggetto che rompe la simmetria è un campo magnetico, ovviamente. Il problema è A, di trovare quali sono queste zone, B, se l'intensità del campo magnetico è sufficiente, C, se dove si verifica questo eccesso, se volete la luce polarizzata, qualunque cosa polarizzata, esistono zone in cui osservate dai fisici in cui c'è un eccesso di luce polarizzata a destra invece che a sinistra, cioè, esistono a livello fisico punti dello spazio in cui si può rompere la simmetria. Il problema è come questo poi si trasferisca a livello molecolare, perché deve essere un'intensità sufficiente e su condizioni sufficienti. Quasi sicuramente sono delle specie radicali che quindi al numero dispari di elettroni, perché se devono interagire col campo magnetico, voglio dire, a livello di elettroni è quasi sicuro che sia questo. Non è ancora stata trovata una situazione in cui esistono contemporaneamente le due cose. La rotazione di un buco nero ovviamente rompe la simmetria, però poi ci dovete andare a trovare della materia a livello molecolare dentro al buco nero, che non mi sembra così facile. Sì. Allora, un'altra domanda, Carlo Matera, che chiede: sono mai state identificate nello spazio interstellare e non molecole che non sono presenti sulla Terra? Questa domanda è una contraddizione in termini, perché se non so, allora aspetta, in assoluto molecole che non esistono sulla Terra non sapremmo come identificarle, perché che ne sappiamo quali sono le loro caratteristiche. Se invece la domanda è molecole che non sono stabili sulla Terra in condizioni normali, la risposta è sì, e in effetti quella che vi ho fatto vedere, che era un'immina, è non stabile. Tutti i chimici organici sanno che le immine non sono stabili, non lo devo venire a dire io. In realtà nello spazio è stato identificato un numero elevato di immine, e quindi diciamo in questo senso la risposta è sì, nel senso più generale che non avremmo gli strumenti se non le conosciamo per identificarle. Bene. Una studentessa di chimica di Palermo, Chiara Nania, che vorrebbe sapere quale metodo computazionale utilizzi, e fa due domande, aspetta, e chiede anche: è possibile utilizzare il metodo coupled cluster o no? È lui. Va bene. La risposta è tendenzialmente, se uno vuole una risposta precisa, i metodi che vengono usati sono delle varianti dei coupled cluster. Il problema di questi metodi, come di tutti i metodi, più adesso la metto in termini più generali, se noi vogliamo studiare molecole molto piccole in fase gassosa, quindi isolate, disponiamo di metodi computazionali che sono competitivi come accuratezza con i metodi spettroscopici ad alta risoluzione, che la spettroscopia rotazionale è una spettroscopia ad alta risoluzione. Appena saliamo col numero di atomi, io sto parlando di 3-4 atomi, appena saliamo di numero di atomi non riusciamo a fare i calcoli, per questo ho evocato il quantum computing, per un problema intrinseco della meccanica quantistica, ed è che la soluzione di un problema intrinsecamente quantistico scala, quindi cresce, col numero di particelle o di
oggetti che dobbiamo studiare in maniera non lineare, non quadratica, ma esponenziale. Capite bene che computer basati su un sistema binario non potranno mai crescere in sistema in linea esponenziale, sono lineari o quadratici. Allora, da un lato stiamo cercando di semplificare i metodi per ridurre la complessità, dall'altra il quantum computing scala in maniera non lineare, quindi è la promessa per risolvere questi ed altri tipi di problemi. Poi se la studentessa vuole un approfondimento più tecnico, sono disponibile, ma a questo punto mi serve qualche equazione, qualche numero, perché non sono capace di andare avanti in termini così qualitativi. Bene, è arrivata un'altra domanda che forse evoca Primo Levi. Le considerazioni fatte sui composti descritti e la chiralità ci può far fare considerazioni analoghe anche per l'antimateria? Ni, nel senso che la creazione dell'antimateria è legata a forze nucleari, cioè non è legata né all'elettromagnetismo classico né alla gravità, che sono le cose in cui noi ci muoviamo. Io tutte le cose che vi ho raccontato sono basate sulla meccanica quantistica, ma non su relatività o forze nucleari o altre cose del genere. È quella che noi chiamiamo con un ossimoro meccanica quantistica classica. L'antimateria è basata invece intrinsecamente su forze nucleari forti e deboli, che sono anche quelle che rompono la simmetria. Il problema è come queste forze e le cose che ne originano passano dal livello subatomico a livello molecolare. Anche perché se l'antimateria la fate a livello atomico-molecolare, come interagisce con la materia, le due cose si annichilano e quindi abbiamo difficoltà poi a studiare il risultato. Bene. Io non ho più domande sulla chat di YouTube e vedo che anche il tempo è più o meno come il nostro consueto, vero Gaetano? Quindi con l'avvertimento che vi ho fatto prima, se fate delle domande quando interrompiamo non le potete più sottoporre al relatore. Ma posso... un'ultima rapidissima domanda la farei, se posso, sì. Se non è arrivata altra la faccio. No, vai Gaetano. Poi chiudiamo preciso dopo un'ora, come abbiamo sempre detto. Tornando alla chiralità, una passione di tutti i chimici ovviamente, ma queste reazioni spaggi interstellari potrebbero essere loro aver rotto questa simmetria, cioè la volta che se n'è formata una a destra, e la probabilità che con probabilità bassissima per le basse temperature, per tutto quello che hai detto, potrebbe essere che non gli si dà un'uguale chance di avere una dell'altro tipo, e da quel momento va tutto, è andato nella direzione destra piuttosto che sinistra, cioè la presenza di Il problema è che è difficile conciliare le due richieste, perché per formarne una devi lavorare in condizioni in cui ce ne sia una sola, per poi farlo diventare un eccesso anche piccolo devi averne delle altre che interagiscono. Allora come fai a passare, diciamola in termini brutali, da 1 a 10? Questo è lo step complicato. Cioè 1 è possibile, sopra 10 è possibile, tra 1 e 10 sei in una di quelle zone grigie in cui non è né totalmente isolata né con tante altre molecole presenti. È questa zona qua, quella complessa. Aggiungo solo una cosa, se qualcuno vuole avere informazioni, domande, eccetera, basta che mi scriva per mail. Siccome la mail è facile, nome.cognome@sns.it, che è scuola normale superiore.it. Sono felice di rispondere a curiosità, domande, eccetera, anche che venissero in tempi successivi. Enzo, molte, molte grazie per il bellissimo seminario. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Vi ricordo che venerdì prossimo ci sarà il secondo seminario della serie da parte del collega Giancarlo Cravotto, anche quello sarà molto interessante da seguire. Enzo, ancora grazie a voi. Un saluto a tutti. Ciao. Bene, allora a questo punto chiudiamo il collegamento con YouTube e vi dico soltanto che siamo stati in 180 a sentire questa conferenza interessante.